Quando una persona perde la vita, si ricordano di lei nei primi giorni, poi, dopo un po' di tempo, finisce nel dimenticatoio. Ebbene, facci caso, io ti invito a riflettere, io ti invito a pensare. Io non dico che tutti gli esseri umani, quando hanno una persona che muore, che può essere un caro estinto, quindi un parente, un cugino, un fratello, una sorella, un genitore, una genitrice, eccetera, eccetera, cancellano il ricordo di quella persona. Non tutti, ma secondo me la stragrande maggioranza di chi purtroppo ha un lutto, che può essere un lutto grave, quindi un lutto riguardante un familiare o un amico, oppure un lutto meno grave, che potrebbe essere quello, per esempio, di un animale domestico, capita che finisca nel dimenticatoio, o meglio, nei primi giorni c'è tristezza assoluta, ansia, difficoltà ad andare avanti, amarezza, sconforto, delusione totale, cocente, ma poi, dopo un po' di tempo, ecco che, tra virgolette, ci si dimentica di quella persona, del caro estinto o della cara estinta. Ciò, secondo me, è sbagliato da fare e mi auguro che ciò non si verifichi mai e poi mai. Io non dico che, ripeto, tutti gli esseri umani ragionano ed hanno questa ideologia qua, ma secondo me la stragrande maggioranza degli esseri umani, diciamo così, che non, cioè pensa al caro estinto nei primi giorni, c'è l'ansia, c'è la tristezza, c'è la delusione, c'è l'essere costipati o costipato, c'è la sensazione di malessere che pervade un essere umano. Ma poi, dopo 5-6 giorni di tempo, ecco che si torna alla normalità. Questo è normale che si verifichi, io bada bene, non sto dicendo ah, sono degli stronzi, no, non sto puntando il dito contro nessuno, sia chiaro questo. Sto semplicemente dicendo che, però, dal mio punto di vista, ciò è brutto che si verifichi, perché una persona è un essere umano. Se muore un gatto, un cane, è uguale all'essere umano. Se muore un parente, è uguale al VIP. Se muore domani, spero mai, perché per carità io non ce l'ho contro nessuno, se domani dovesse morire Berlusconi, è uguale a me e a te. Berlusconi non è un essere diverso, amorfo, oppure un essere che vive nella Bambagia o in chissà quale altro pianeta. È un essere umano a tutti gli effetti, nato a Milano, cresciuto a Milano, capoluogo della regione Lombardia, diventato presidente del Consiglio per molti anni di tempo, ha fatto cose nella sua vita, molte, ne ha fatte delle altre, però è pur sempre un essere umano e non va trattato diversamente dall'altro. Ecco perché dico, mi dispiace quando vedo in TV che viene ricordata una persona morta e ci fanno due scatole enormi, anche per 3-4 giorni di tempo consecutivi, ricordandoci la morte di quel determinato personaggio famoso. È doveroso da parte dei giornalisti e dei cronisti, perché è il loro lavoro e parliamo di un personaggio pubblico, quindi un personaggio che tutti conoscono. Pubblico che significa che appartiene alla comunità, alla popolazione, al pueblo, come si dice in spagnolo. Però bisogna anche sapere e rendersi conto che c'è a tutto un limite e soprattutto la vita è uguale per tutti. Se io domani muoio è uguale alla vita di un'altra persona. Se domani morisse Berlusconi, Brunetta o qualcun altro, la sua vita è uguale a quella di un non politico. Ecco, io non aggiungo altro perché sono già passati 3 minuti e 50 secondi di tempo circa, però renditi conto che la vita è una, la vita va vissuta, la vita va goduta, tra virgolette, però sappi che purtroppo c'è il punto di riferimento chiamato morte. Un punto di riferimento che a volte è educatore, è educatrice, è istruttore, istruttrice, perché grazie ad essa noi sappiamo che possiamo fare delle cose, ma seguendo certi ritmi, seguendo certe tempistiche, perché poi moriremo come giusto che sia. Quindi la morte ci dice: sbrigati a fare le cose, perché se no un giorno morirai. Se noi invece fossimo immortali, sì, potremmo fare le cose dilungandole nel tempo, ma vivremmo una vita pallosa, una vita triste, una vita anomala, una vita bucolica, tra virgolette, una vita che ci mette solo tanta pallosità, noia, perché poi avremmo fatto tutte le esperienze del mondo, tutte le esperienze che vogliamo, che desideriamo e a cui ambiamo. Bene, detto ciò, grazie a te per l'ascolto, non ce l'ho contro nessuno, tengo a specificarlo. Questa è la mia opinione personale, è una visione che probabilmente per molte persone sarà considerata sbagliata, errata, stupida, banale, ma che per me invece ha
un che di vero, di concreto e di costante. Grazie da Leandro Smelli, un saluto e al prossimo video.